Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Non c'è il mio solito sfondo del mio studio perché per festeggiare un pochino anche 1000 iscritti, per un traguardo per il quale vi ringrazio che ho raggiunto appunto da poco, ho pensato bene di fare un giro, il primo dopo la quarantena, in uno dei borghi più belli d'Italia e ovviamente anche del Friuli. Siamo vicinissimi al confine con il Veneto in realtà. E siamo appunto, come leggete dal titolo, a Sesto Arreghena. Sesto Arreghena è famosa per il complesso dell'abbazia, che appunto è molto molto particolare e appunto è la prima cosa che vi farò vedere ovviamente. Se non siete iscritti, peraltro, vi raccomando di iscrivervi, perché oggi non sarò solo a Sesto Arreghena ma registrerò anche un futuro video che vedrete a breve sul canale. Si tratta appunto di un altro borgo tra i più belli d'Italia e per l'appunto iscrivetevi se non volete perdervelo, è comunque vicino, potete scrivermi nei commenti se sapete di che borgo si tratta. Nel frattempo dietro di me c'è la torre e l'ingresso all'abbazia. E visto che è estate, vi consiglio di farvi un giro per quello che è il parco che c'è dietro all'abbazia sostanzialmente, e c'è anche un piccolo percorso d'anello lungo le sponde del fiume Reghena, da cui prende il nome appunto Sesto Arreghena. Ovviamente il borgo non è solo l'abbazia, il complesso appunto che si è sviluppato intorno, ma ci sono anche altri punti di interesse, come alcune ville un pochino storiche, come quella che c'è qui, che è in fase di ristrutturazione, quindi ovviamente non è visitabile, che è Villa Zanardini Fabris. E a Sesto Arreghena avete un po' di percorsi per tutti, perché oltre appunto al centro del borgo potete anche immergervi nella natura di quelli che sono i prati Burovic, spero di non aver cannato pronunce o nomi eccetera. Ci sono dei percorsi appunto che vi portano nel borgo e anche appunto alla scoperta di questi prati. E adesso io volevo cercare di arrivare fino al lago, per cui ci vediamo tra poco. Come vedete il percorso è comunque segnalato, sono ancora sui prati e la mia meta è il lago del Tremarine. Sono arrivata al lago e vi faccio vedere che, cosa che non sapevo, è diviso a metà tra Veneto, la parte che non si vede sostanzialmente in questa cartina, e il Friuli, la parte in rosso. Qui ci sono i prati e qui c'è il centro di Sesto Arreghena appunto.
Mentre ritorno verso la macchina per spostarmi in quello che sarà argomento del prossimo video, per cui nel caso vi sia piaciuto questo vi invito a lasciare un bel like e ad iscrivervi, perché comunque sia arriveranno altri video sul genere, come per l'appunto il prossimo. E prima che le zanzare finiscano di mangiarmi, vi dico che in descrizione trovate il link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Se avete qualche cosa da dirmi, lasciate un commento qui sotto, cercherò di rispondervi il prima possibile. Detto questo, io vi saluto e non mi resta che dirvi, have a nice life!